Nel giorno della festa del lavoro in tanti sono scesi in piazza all'Aquile, nell'iniziativa organizzata da Donne e Patrioti in Movimento per dire basta al coprifuoco alle 22. Una legge che non permette a tanti di svolgere in modo corretto la propria attività. I manifestanti si sono ritrovati in piazza San Vito per dire basta e per affrontare le tematiche più attuali, come quelle legate ai medici di base e alle terapie domiciliari per fronteggiare il Covid, segno che c'è voglia di creare un dibattito costruttivo e non solo di protestare per una normativa che sembra fuori da quelle che sono le esigenze non solo del territorio salentino. Quindi quello che succede, ma del resto le trombosi mica lo sapevano che si sarebbero verificate. Non lo sapevano e vi hanno fatto firmare il consenso. I poliziotti dovrebbero arrestare chi ve lo fa il vaccino, perché il consenso informato è una cosa per cui una di quegli obiettivi, di quelle nostre garanzie, per cui c'è gente che ha lottato una vita